800 00 24, questa è la Zanzara, il collegamento non so da dove, in macchina, in piena campagna elettorale, Mario Borghezio. Buona Padania ancora, dalla Val d'Aosta. Ancora, buona Padania. Che sta a fare? Mica si vota in Val d'Aosta, Borghezio. Che no, sta... no, però avevo degli impegni con il nostro movimento, noi come sapete siamo presenti anche nella Val d'Aosta, che io considero un po' una mia seconda patria, perché ho trascorso degli anni bellissimi nella giovinezza, quindi quando i valdostani chiamano io accorgo. Scusi Borghezio, ma lei abbandona il campo oggi? No, è venerdì. No, perché questa sera mi sono tenuto a contatto, so delle buone notizie, mi risulta anche una rimonta della Moratti. Vabbè, e questo mi fa molto piacere, cioè questo vedremo. Solo a lei risulta, siamo molto vicini, quindi solo a lei risulta, però Borghezio, soprattutto oggi mi sono tenuto in contatto con un coraggioso commerciante, sì, ed esponente leghista di Milano, che ha fatto sera, la notte scorsa, Maiocchi, Giuseppe Maiocchi, a cui rivolgo anche un saluto, che ha fatto questo commerciante, esprimo la solidarietà, che è stato pestato da personaggi appartenenti credo all'area dei centri sociali mentre appiccicava i manifesti promulati, vedremo manifesti vedremo della Lega, vedremo. Quindi un saluto, un incoraggiamento a lui e ai volontari verdi, che stasera tornerà naturalmente prima della dell'ora, torneranno a appiccicare, diciamo, i manifesti, certo, appiccicheranno nuovamente i manifesti, perché i volontari verdi non si fanno certo intimidire dai delinquenti dei centri sociali. Benissimo. Certi delinquenti dei centri sociali. È ancora tutta da verificare questa storia. No, non è verificata, perché c'è già una denuncia, sì, c'è un'indagine, appunto, c'è un'indagine dei carabinieri. Lei sono stati, mi pare, già identificati. Indagini padane. Idee molto precise. Anzi, chi volesse dare la sua solidarietà a questa persona, nota, perché molto lo siamo tutti un signor Borghezio, scusi, lei che di solito è un episodio che ha difeso il suo lavoro, certo, no, per carità, ma le aggressioni, questa aggressione può anche darsi che abbia delle connotazioni più criminali che politiche, perché le aggressioni sono sempre da condannare, uno di quei gioiellieri che hanno dovuto difendere il proprio lavoro con la pistola in mano. Quindi, scusi un attimo, signor Borghezio, ma io voglio capire una cosa, ma lei Gigi D'Alessio l'avrebbe invitato? Io no, lei? Io non sono un fan di Gigi D'Alessio, avrei invitato molto più volentieri Van Destrosse, però appunto, non era meglio, non era meglio. Che è una figura popolare, quindi... Ho capito, ma a Milano, tra gli elettori... del PDL. Il PDL l'hanno voluto invitare e avranno avuto le loro buone ragioni, avranno avuto, come si dice a Genova, la loro convenienza. Ma fosse stato per lei, col cavolo che lo invitava. Ma io ho altre simpatie, ma tutti i gusti sono gusti. Ecco. Pino Daniele, ad esempio. Pino Daniele. È un cantante, però è un cantante etnico che diffonde la lingua e la cultura napoletana, etnico. E da questo punto di vista ha tanto di cappello. Beh, scusi, però non è cantante etnico, ha una caratura nazionale Gigi D'Alessio, non è? Sì, però diffonde una cultura identitaria napoletana e da questo punto di vista è anche simpatico. Io preferisco la mia cultura. Ha accusato la Lega comunque, ha accusato la Lega di averlo insultato. Era mal informato, chiaramente, era mal informato, perché dalla Lega non è arrivato proprio nessuno. Anzi, io so che i leghisti che ci rappresentano hanno detto ben contenti, facciamo il duetto, eccetera. Forse diciamo come duetto magari non era il massimo, però in che senso non era il massimo? perché non sempre i politici sono anche dei cantanti eccezionali, quindi ma una volta mi ricordo che voi ve la prendevate con Gigi D'Alessio, perché poi fu prosciolto da qualsiasi cosa, ha avuto, pare, anche dei contatti con la Camorra, per anni ha cantato perché costretto con boss della Camorra, non è proprio un personaggio a voi ma vicino. Ma io non vorrei che queste minacce le arrivassero proprio da quegli ambienti lì, perché sappiamo benissimo la battaglia che si sta svolgendo e che cosa c'è dietro all'amministrazione napoletana. Scusi un attimo Borghezio, ma porta voti, avrebbe portato voti Gigi D'Alessio a Piazza del Duomo, mi dica la verità. Questo non lo potremmo sapere lei né io, perché non avendo fatto il concerto. Così, è intuito. Però per festeggiare, io sono convinto che fra una settimana si festeggerà, quindi se l'hanno invitato, io andrò ad applaudire soprattutto Van Destrosse, se lo invitano e se lo fanno cantare, ma prenderei volentieri l'entusiasmo di strappare Milano ai fautori della moschea questo non c'è bisogno di aspettare. Arriverei ad applaudire anche Gigi D'Alessio. Anche Gigi D'Alessio. Comprerei persino i fidischi dall'entusiasmo. Allora, dovessimo vincere a Milano, comprerei un CD di Gigi D'Alessio. Se me li hanno, i licet in sanire. Quindi
diventerei anche un fan di D'Alessio se necessario, sarebbe già un bello sforzo. Ah, che certo, per lei è uno sforzo enorme, insomma, sarebbe. Allora, traffico, torniamo tra un attimo. Siamo qui, la Zanzara. Da domani 800 24 00 24, il collegamento dalla Val d'Aosta. Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Davide Parenzo, il collegamento da Genova. Oggi siamo veramente in tutto il territorio nazionale. Caro Borghezio, sa qual è, secondo me, Davide, la vera notizia di oggi, drammatica, drammatica, è la morte del turista americano a Napoli, che è stato aggredito al porto, ti ricordi, no? Appena sceso dalla nave, morto. È ufficialmente morto. Borghezio, ha capito? Ma è... è una macchia sul nostro paese. Io credo che... Cioè, andare a Napoli si rischia? Tutti. Si rischia andare a dobbiamo Napoli? Andare, dobbiamo io dico che bisogna fare in modo che chiunque vinca le elezioni, che è privo degli impegni, di darsi da fare, perché queste cose non succedono più. Ma succedono più a Napoli? Non succedono più in tutte le zone, purtroppo molto estese del meridione, in cui il turista viene trattato come un obiettivo da rapinare, da colpire, e questo succede purtroppo in molte zone. Non a caso questo sud bellissimo che potrebbe essere la nostra Florida, in realtà viene scartato da molti tour turistici internazionali, di questo ci dobbiamo rendere conto. Cioè, ma scusi, oggi arrivare a Napoli... Un grande impegno per chi si aspira difendere la città di Napoli e la sua vocazione turistica. Certo, grazie a Dio queste cose al nord non succedono. Adesso questo è buono a dimostrare, diciamo, anche... Scusi un attimo, dunque oggi arrivare a Napoli per un turista americano, per un turista così, è un pericolo, meglio non andare? Meglio andare a Napoli e farsi e stare ben attenti, andare anche a Napoli con la scorta, io dico che qui a Padania abbiamo delle attrattive turistiche più sicure, delle città più sicure. Cioè, con la scorta, lei che cosa consiglierebbe a un turista americano di andare con... a un turista americano di stare molto accorto, quello sì, quello... Non viaggiare, cioè non circolare nelle zone più pericolose. Ma qui non basta le zone pericolose, questa era arrivata al porto, è sceso dalla nave e l'hanno aggredito, non è questione di zone pericolose. Che ovviamente non è proprio una zona così tranquilla. Di stare molto attento, però di sperare, perché... Di pregare, sperare, basta. Pregare, di basta. Sperare, perché capiremo questo paese... E grazie alla spinta, essendoci anche, grazie a Dio, finché dura... un ministro degli interni come Maroni, tante cose, anche prepotenza mafiosa è destinata a divenire e ad arretrare. Scusi, perché... Borghezio, ma oggi un turista che arriva deve pregare e basta, diciamo la verità. Oggi un turista straniero che arriva deve stare molto attento. Quando va in certe zone del paese deve stare molto molto attento. Scusi un attimo, sbaglio, Mladic, no, che è stato arrestato. Sì. Per voi è un patriota? Ma i patrioti sono sempre patrioti. Quando commettono degli errori gravi, io non ho visto le prove, so che il Tribunale Internazionale lo accusa di crimini. Genocidio, Srebrenica e tutto. Genocidi, eccetera. Lei non ci crede? L'ha fatto il signor Mladic? Io sinceramente penso che Mladic sia oggetto di accuse politiche. Cioè, perseguitato, dice lei? Certamente, solo dopo che mi dimostrino carte alla mano e testimonianze attendibili alla mano che sia veramente tale. Però lei sa che in molti posti, Vaticano compreso, viene accolto a braccia aperte un vero criminale come Mugabe, però nessuno va ad acchiapparlo. No, scusi un attimo, ma lei lo ospiterebbe in Padania? Cioè, lei lo accoglierebbe Mladic in Padania? Io Mugabe neanche da parlare. Mugabe, no, perché è Mladic? Politico in Padania, glielo darebbe. E Mladic, fino a prova contraria, lo considero un patriota serbo. Un patriota serbo è una persona che forse, sottolineo forse, è oggetto di accuse non... Di persecuzione non politica. Di persecuzione politica in Padania, non accuse non provate? Beh, insomma, il genocidio a Srebrenica non è proprio un'accusa non provata, signor Borghezio. No, l'eccidio c'è stato, bisogna vedere quali responsabilità Mladic e quali sono le situazioni oggettive. Sa quando ci sono le guerre civili?
E allora facciamo una bella inchiesta sugli eccidi, cioè, come mai hanno fatto l'amnistia, Togliatti ha fatto l'amnistia per gli eccidi del post luminoso aprile 45. Dunque, secondo lei non va condannato Mladic? Beh, sì. Sarebbe meglio liberarlo e fare un'amnistia anche per i crimini serbi? No, io dico che sarebbe bene fare un processo equo e non... E possibilmente che i viti non fossero sempre processati dai viti. Cioè l'AIA è una farsa, il tribunale dell'AIA è una farsa. Io ho la stessa fiducia del tribunale dell'AIA che posso avere per quelli che dopo 5 anni e mezzo dalla mia aggressione non hanno ancora cominciato il processo. Cioè, lei non ha nessuna fiducia, non ha alcuna fiducia. Poco sopra lo zero. Scusi un attimo, ma lei è ancora convinto che i serbi sono stati quelli che hanno fermato l'avanzata islamica in Europa? Io sono convinto che sarebbero potuti essere quelli che fermavano l'avanzata islamica in Europa e non li hanno lasciati fare. Dunque non l'hanno lasciato fare. Mladic non l'hanno lasciato fare, vabbè. No, vabbè, ma queste sono... Ma hanno passato i musulmani per le armi. I serbi, tra cui Mladic, insomma. I serbi. Milosevic, Mladic, il criminale Milosevic. I serbi compreso Mladic, dunque. Non escluso Mladic, certo, per carità. Ma io ho un giudizio politico. Certo, politico, no, per carità. Poi se Mladic mi dimostrano che è stato un criminale di guerra, come tutti i criminali di guerra, va condannato. Scusi un attimo, Borghezio, però le voglio chiedere una cosa in conclusione. Poi ci vedremo a Strasburgo tra qualche giorno. Volentieri. E la cosa è questa. Io cercherò di andarlo a trovare, comunque, come ho cercato di fare per Biroso, cercherò di andarlo a trovare. Questi tribunali internazionali non sono così democratici, perché quando ho chiesto di andare a visitare... Scusi, lei dove vuole andare a trovare? Ovunque sia. Ma non è proprio una brava persona, diciamo, il tribunale internazionale di poterlo andare a trovare. Ovunque sia raggiungerò Mladic. Ovunque sia, volentieri lo andrò a trovare. Benissimo. Vabbè. Possiamo accompagnarla noi della Zanzara? Ben volentieri, perché... Facciamo una bella missione, la Zanzara insieme a Borghezio Sarò lieto di commemorare il vostro coraggioso patriottismo, perché prenderete eventualmente la prima raffica, dopodiché magari io riuscirò a ripararmi. Se disgraziatamente doveste prendere la prima raffica, sappiate che potete contare sul mio elogio funebre. Grazie, a presto.